Cari amici, stiamo all'inizio, il primo nostro incontro di chiusura che stiamo realizzando qui presso la Torre di Riolo Terme, che è sede dell'Ecomuseo del Paesaggio dell'Appennino Faentino, uno degli ecomusei più belli, attraenti e direi meglio riusciti in ambito regionale. Di questi la stragrande maggioranza sono in territorio romagnolo, ecco. E questo è con orgoglio che lo vogliamo un po' rivendicare, perché il lavoro che hanno fatto i GAL in questi ultimi anni sicuramente ha contribuito nella sensibilizzazione degli ecomusei, della popolazione, di quella che è un po' l'interessamento per il recupero dei valori immateriali che sono sparsi nel nostro bellissimo territorio. Abbiamo con questo progetto visionato tutti gli ecomusei romagnoli, siamo stati anche in visita ad ecomusei a livello internazionale, siamo stati in Finlandia, siamo stati in Portogallo, abbiamo visionato gli ecomusei, alcuni ecomusei della Sardegna, che è un'isola bellissima con un patrimonio culturale tutto da riscoprire e da rinnovare, ecco. E con questo progetto abbiamo voluto mettere al centro le antiche passioni, le realtà che caratterizzano i singoli territori, da chi valorizza l'acqua, chi valorizza la storia, la cultura, chi valorizza il proprio sapere, i propri sapori delle proprie aree, ecco. Ma abbiamo cercato di coinvolgere in questo l'interesse dei giovani, organizzando dei seminari, i ragazzi molto incuriositi, attratti da queste particolarità che sono gli ecomusei. E poi stiamo cercando oggi di capire se possiamo mettere a sistema le bellezze di queste realtà, di questi siti, e vedere se possono diventare un polo di attrazione anche per chi viene a visitare e a fare esperienze nel nostro territorio. Il percorso che abbiamo fatto fino qui è un percorso che si può dire semplicemente all'inizio, è un percorso dedicato all'ecomuseo, quindi a tutto quello che è patrimonio a Riolo Terme e oltre. Abbiamo visto in questo percorso come l'ecomuseo non ha confini, perché l'ecomuseo è proprio quello di dare l'attenzione a tutto ciò che è importante per ciascuno di noi, per la nostra comunità e per le nostre comunità. Il Museo del Paesaggio dell'Appennino Faentino è solo una delle tante antenne dell'ecomuseo di Riolo Terme, ce ne sono ben 21. Abbiamo realizzato come ecomuseo una mappa di comunità che va ad individuare tutti quelli che sono i beni materiali e immateriali del territorio e proprio grazie a questo lavoro partecipativo che ha coinvolto la comunità siamo riusciti appunto ad istituire il nostro ecomuseo. Io sono Vanessa Vinci di Cooperativa Atlantide e nell'ambito del progetto ECOS mi sono occupata dell'attività didattica rivolta alle scuole superiori del nostro territorio.